Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con l'agenda del santuario prima puntata del mese di novembre do il benvenuto e il bentornata a Marianna Lops dell'Ufficio Accoglienza Pellegrini Ciao Marianna, bentrovata. Grazie Leo, ben trovata anche a te e grazie per l'ospitalità Grazie a te per essere sempre presente perché oggi ripercorriamo una settimana importante per il nostro santuario una settimana all'insegna della pace perché abbiamo vissuto un evento molto importante, 27-28 ottobre negli auditorium della chiesa di San Pio, nell'auditorium Maria Paila si è tenuto un importante convegno dal titolo Il Poliedro della Pace nel sessantesimo della pubblicazione dell'enciclica di Papa Giovanni XXIII, la Pacem in Terris, un evento di cui abbiamo dato ovviamente notizie anche la scorsa settimana e che si è celebrato appunto eh, il venerdì e sabato scorsi. Eh, tanti ragazzi, tanti giovani ma anche tanti ospiti che hanno eh, popolato e parlato di pace nel, nei luoghi di Padre pío. Sì, venerdì 27 e sabato 28 negli auditorium eh, Maria Paila abbiamo appunto avuto questo grande evento, questo convegno Pacem in Terris e San Giovanni Rotondo si è proposta come città della pace. Ovviamente eh, si afferma la guerra come contraria alla ragione ed ognuno di noi può essere promotore di pace, come dicevi tu tantissimi gli ospiti. Eh, abbiamo avuto il generale Andrea Rispoli dei Carabinieri che appunto si occupa è comandante dell'unità per la tutela forestale ambientale e agroalimentare abbiamo avuto Monsignor Giovanni Ricchiuti presidente nazionale di Pax Christi l'ambasciatore Umberto Vattani presidente della Venice International University e eh, si sono appunto andati a, a snocciolare tanti argomenti tra cui purtroppo la tematica legata alla guerra purtroppo ancora molto attuale certo. ma non solo, si è parlato di diritto alla giustizia di tematiche legate all'ambiente alla geografia, alla geopolitica, alla fede e all'educazione e, e appunto tanti e tanti gli ospiti intervenuti. Sì, in effetti eh, noi abbiamo voluto citare alcuni tra gli ospiti, ma il parterre era davvero molto molto nutrito, il tutto sotto la presidenza di Padre Franco Moscone, arcivescovo di Manfredonia, Vieste San Giovanni Rotondo, dell'amministrazione comunale di San Giovanni Rotondo, dei frati minori eh, cappuccini, appunto che hanno ospitato questo evento e da un eh, davvero un nutrito gruppo di studiosi che hanno dato il loro contributo appunto per la buona riuscita di questo evento. San Giovanni Rotondo si candida ad essere città della pace. Allora ascoltiamo eh, questa intervista all'arcivescovo di Manfredonia Vieste San Giovanni Rotondo. Padre Franco Moscone. Padre Franco, San Giovanni Rotondo si candida ad essere città della pace. Qual è il senso di questo convegno così bello e partecipato? Beh, è quello di essere presenti in questo momento storico che stiamo vivendo, schierarci fuori dalla neutralità e di essere contro la guerra, fare di tutto per costruire la pace, da artigiani della pace, da uomini delle beatitudini che saranno chiamati figli di Dio. E San Giovanni Rotondo ha le caratteristiche perché sia un luogo particolare da cui questo messaggio raggiunge il mondo intero. La personalità di Padre Pio, il suo messaggio, le sue parole, eh, quanto lui ha fatto nella vita sono tutte costruzioni di pace, sono opera di pace. E qui a San Giovanni Lortondo la gente continua a venire, stimolati dalla sua figura che si carichino quindi di questo bagaglio della beatitudine della pace e se la nostra città acquista ecco, questa dimensione, eh, sarà chiamata città della pace, il messaggio della pace aumenta e i luoghi in cui si tessono sulla terra e corretti di pace saranno più abbondanti e San Giovanni Rotondo può essere uno di questi snodi della pace mondiale. Ecco, Padre Pio, uomo di pace, una caratteristica che tante volte non viene declinata nella sua vita e nella sua spiritualità, come può aiutarci in questo periodo storico così complicato, questa figura così importante? Beh, eh, attraverso la preghiera, Padre Pio è persona di preghiera, e della preghiera, la prima arma contro la pace, sono anche sue parole. Considerava il Rosario come la sua arma e la invitava tutti ad utilizzarlo e a pregarlo. Ecco, non c'è altro strumento per raggiungere il cuore nostro e tentare di arrivare al cuore di Dio e quindi al cuore degli altri. La preghiera ha questa grande capacità che può fermare le guerre, può cambiare anche le dinamiche e da vero uomo di preghiera lo ha annunciato e lo ha chiesto per tutti i suoi devoti, per i suoi figli spirituali. I gruppi di preghiera nascono essenzialmente per essere sentinelle di pace e luoghi dove si prega per la pace. E dunque, parole molto importanti, Mariana, cari amici, quelle di eh, padre Franco Moscone, che inquadrano un po' quello che è stato il clima entro cui ehm, si è celebrato questo convegno così importante. Padre Pio, ma anche tante altre figure sono state al centro eh, della riflessione. Voglio ricordare Giovanni Paolo II, visto che eh, comunque eh, il mese di ottobre è un mese particolarmente dedicato alla memoria del santo eh, papa polacco, ma anche Don Primo Mazzolari. E allora, a proposito di queste due figure, vogliamo a farvi ascoltare uh, due interviste, la prima a Saverio uh, Gaeta, giornalista e scrittore che nel corso del convegno Il Poliedro della Pace ha voluto parlare proprio di questa tematica alla luce del pontificato di San Giovanni Paolo II. Ascoltiamo. Saverio Gaeta, giornalista e saggista a San Giovanni Rotondo per uh, la Pace, qual è l'insegnamento di Giovanni Paolo II su questo importante tema? Io credo che la parola chiave sia la pace è qualcosa che nasce con l'educazione, cioè senza l'educazione alla pace si fanno discorsi vuoti, non si fa realmente un qualcosa di concreto e all'interno dell'educazione alla pace ovviamente l'ambito della fede è essenziale per chi crede soprattutto, ma si dilata anche per chi non crede in un compito che vale la pena di eseguire proprio perché... La pace non è qualcosa di astratto, qualcosa di irraggiungibile, ma qualcosa di molto concreto senza uh, la quale il mondo non ha nessun altro destino se non l'autodistruzione. L'insegnamento di Giovanni Paolo II è di estrema attualità vista la situazione internazionale che stiamo vivendo. Qual è allora uh, l'attualità che conserva il magistero del Papa Polacco? Ma lui diceva sempre che la pace non si costruisce con lettere di sangue. Ma con l'intelligenza e con il cuore. Io credo che parole così, appunto interpretate non come slogan astratti, ma come concreto invito a qualunque uomo, valgano tuttora. Però ricordiamo sempre che tutti i papi, soprattutto quelli dell'ultimo secolo, degli ultimi due secoli, eh, frasi come quella di Benedetto XV che tentò di porre fine alla Prima Guerra Mondiale e poi anche la Pace Monterris, Giovanni XXIII, gli altri papi, eh, fino a Francesco che anche in questi giorni ha elevato la sua preghiera per la pace, ci documentano come per la Chiesa, per il Papa quindi in prima persona, la pace sia qualcosa di essenziale proprio perché permette di vivere in unità con gli altri e quindi anche nell'ambito della uh, questione interreligiosa la questione della pace rientra a pieno titolo e il compito di noi cristiani, noi cattolici è quello appunto di favorire questo percorso di pace mantenendo salda la convinzione che possiamo chiedere al cielo di aiutarci in questo il cielo non interviene semplicemente per fare quello che vuole lui, interviene per aiutarci a fare quello che decidiamo noi e per la pace occorre decidere realmente in favore di quella che è la serenità tra i popoli. Padre Pio è stato un grande santo del Novecento, il suo insegnamento per la pace parte dai più piccoli, dai più poveri, ecco quale può essere l'aiuto che Padre Pio può dare in questa situazione internazionale? Come Giovanni Paolo II visse la Seconda Guerra Mondiale, Padre Pio ha vissuto la Prima Guerra Mondiale, è stato anche eh, in qualche modo coinvolto da Cappellano, anche se con tutti i suoi problemi fisici di salute, ovviamente fu un po' marginale la sua presenza, ma lui la visse fino in fondo, quell'esperienza, e nelle sue lettere riscontriamo come lui fosse convinto qui. che appunto la preghiera di intercessione poteva aiutare. Questo è il compito che un santo come lui continua a portare eh, avanti in Paradiso, continua a intercedere per noi, ma questo, come dicevo prima, implica la nostra corresponsabilità. Non possiamo dirla come qualche volta si è sentito, Padre Pio pensaci tu. Padre Pio diceva, io prego per te, ma anche tu, e tutti pensano prega per me. No, lui diceva, io prego per te, ma anche tu prega per te. Quindi se non c'è questo coinvolgimento... Eh, una battuta in questa frase di Padre Pio, ma una concretezza e una serietà molto forte, se non comprendiamo questo, rimaniamo sempre nell'astratto. Se invece comprendiamo che ognuno di noi ha un compito, può chiedere l'intercessione del cielo anche attraverso Santi come Padre Pio, ma soprattutto deve chiedere a se stesso di impegnarsi in tutti i modi possibili. Padre Pio, Giovanni Paolo II, dicevamo, è Don Primo Mazzolari, uno dei grandi preti sociali del Novecento che eh, nella relazione del, 20, del 28 ottobre al mattino eh, è stato al centro di una appunto, riflessione molto importante relativamente al tema della pace. Allora ascoltiamo l'intervista a Don Umberto Zanaboni, vice postulatore della causa di beatificazione e canonizzazione proprio di Don Primo Mazzolari. La figura di Don Primo Mazzolare è una figura straordinaria per la pace, per l'Italia, per l'intera Chiesa. Sì, sì, sì. È una figura straordinaria perché possiamo dire ha precorso i tempi. Il suo libro Tu non uccidere. No, pronto nel 1955 eh, uscirà senza la, sua, mh, senza la sua firma, anonimo. Eh, e in questo libro è proprio racchiuso il no alla guerra e soprattutto alla grande questione del no al nucleare. Che in quegli anni, con la guerra fredda tra la Russia e l'America, stava venendo, venendo avanti. Ecco, eh, così. Mm, abbiamo aperto la causa di beatificazione nel 2017 e ora ci troviamo in tutta quella fase di raccolta dei documenti eh, a livello diocesano. Eh, saprete insomma, che Papa Francesco nel 2017 è proprio stato sulla tomba del servo di Dio e da lì ha dato questo grande annuncio all'Italia, proprio mm, toccando vari temi sia di carattere ecclesiale ma anche di carattere sociale. Qual è il senso allora della figura di Don Primo in questo contesto internazionale così travagliato? Sì, che alla guerra bisogna sempre dire di no, sempre. Eh, Mazzolari ha vissuto in uno dei periodi in cui il catechismo della Chiesa Cattolica eh, ammetteva ancora il concetto di guerra giusta. Mazzolari si è opposto con tutte le forze perché ormai non si combatteva più con delle le spade o con le baionette, ma con il sopravvento del nucleare. Dopo l'epilogo visto in Giappone, ecco, in tutti i modi bisognava dire di no alla guerra, perché una delle frasi che spesso ripeteva è che la guerra la pagano i poveri e la povera gente sono sempre i più poveri a vedere consumati, eh, portati via i sacrifici di una vita intera. E allora Marianna abbiamo un po' riassunto quelli che sono stati alcuni dei temi principali di questo convegno molto importante, il poliedro eh, della pace, ma questa settimana, prima di chiudere la prima parte del nostro programma, um, vogliamo eh, e abbiamo ricordato anche due cari amici li potremmo definire così certo. della realtà di San Giovanni Rotondo, una la dottoressa Vanda Poltasca che eh, è venuta a mancare nei giorni scorsi e che eh, tutti conosciamo per eh, la storia del suo miracolo eh, ottenuto eh, su richiesta di Carlo Wetila, del vescovo Carlo Wetila per intercessione di eh, Padre Pio. I funerali di Vanda Poltasca li abbiamo trasmessi, li abbiamo eh, vissuti insieme qui martedì 31 ottobre, è un momento molto partecipato, è un altro Uh, amico che piangiamo questa settimana è Brady White, Michael Challe, sì, il babbo Natale, insomma, che è stato un amico di tutti. Sì, un amico di tutti, anche perché ha avuto la fortuna di conoscerlo e sinceramente era una persona molto molto umile, al servizio del prossimo, era rimasto folgorato dalla figura di San Pio e veniva qui ogni anno, soprattutto d'estate, insomma, quando mm -hmm. i suoi impegni lavorativi diminuivano. Era solito aprire la fiaccolata con la croce, per cui è stata una presenza silenziosa, discreta, davvero umile, un, un grande amico di, di Padre Pio. Eh, ci piaceva ricordare queste due figure eh, così importanti, così diverse tra loro, anche ovviamente per periodi storici vissuti, ma che eh, in qualche maniera hanno segnato anche il percorso del santuario di Padre Pio. Ora ci fermiamo per la pubblicità. Eccoci ritornati insieme per la seconda parte della nostra agenda del santuario. E allora Marianna sabato si è celebrata, si è tenuta l'ultima fiaccolata mariana di questo 2023, mentre vediamo delle immagini che ci testimoniano la grande affluenza del popolo di Padre Pio a questo appuntamento davvero così desiderato dai pellegrini. Ecco voi che lavorate sì. a contatto con i pellegrini sapete bene dell'importanza. Di questo momento, fiaccolate che riprenderanno eh, dopo la Pasqua del 2024. Sì, dopo la Pasqua riprenderanno le fiaccolate, nel frattempo, però, il sabato ci sarà il Santo Rosario sempre eh, vicino le spoglie di San Pio, quindi dal sabato al mercoledì avremo il Santo Rosario. E stiamo vedendo ecco, le immagini dell'ultima fiaccolata di eh, sabato scorso: migliaia, davvero, forse anche eh, impossibile contarli eh, in maniera. Uh, come dire certosina ma uh, davvero uno spettacolo questo che uh, tutte le sere uh, tutti i sabato sera si è ripetuto uh, sul sagrato della chiesa di uh, San Pio e di Santa Maria delle Grazie, tutto questo come abbiamo detto ritornerà il prossimo anno subito dopo la Pasqua e allora uh, per chiudere anche il cerchio delle fiaccolate vogliamo ascoltare una breve riflessione di Fra Rinaldo Totaro guardiano del convento che uh, prima, ecco prima del termine della fiaccolata si è rivolto a tutti i presenti con le parole che ascoltiamo. Pace bene a tutti voi fratelli e sorelle, voglio semplicemente fa fare un supplemento rapido. La meditazione fra Nicola e io volevo soprattutto con voi ringraziare il Signore per tutti questi momenti che ci ha dato la grazia di vivere insieme, davanti a lei, la nostra Mamma Celeste, e con San Bio da Piedrecina. Siamo, siete tanti e abbiamo voluto un rinforzo dei nostri fratelli proprio perché voi siete tanti. Ecco, a voi questa sera voglio affidare... L'impegno della preghiera per questi giovani, i giovani frati, cominciando dal loro maestro che ci ha donato la meditazione, Fran Nicola, come anche tutti gli altri fratelli che stanno in percorso, in cammino della formazione iniziale. Loro vivono a Cambobasso, nel post noviziato e vivono questo momento non soltanto di studio, ma soprattutto di discernimento della loro vocazione, per capire veramente che il Signore lo, li chiama in questo cammino dietro il Padre San Francesco. Abbiamo celebrato anche il 23 settembre il ricordo degli 800 anni da quando la regola di San Francesco è stata approvata dal Papa. Come vedete quel grande cartellone ci indica i vari giubilei che in questo tempo vogliamo fare i centenari, gli 800 anni e loro sono la speranza del nostro ordine, del futuro e noi abbiamo bisogno noi come frati perché poi quando ancora avanzeremo in età qualcuno ci aiuti, ci assista, siano loro il bastone della nostra vecchiaia. Ma soprattutto, fratelli e sorelle, noi tutti battezzati abbiamo bisogno di questi giovani che con generosità rispondono alla chiamata del Signore. Abbiamo bisogno di sacerdoti che ancora una volta ci donano la parola di Dio, il suo perdono, il pane celeste, la consolazione della grazia di Dio. E allora abbiamo voluto far ascoltare la consegna, potremmo dire, di Padre Rinaldo, il guardiano del convento, al termine di questo intenso ciclo di fiaccolate di questo 2023 che ricordiamo per un'ultima volta riprenderanno dopo la Pasqua del 2024. Abbiamo detto migliaia di gruppi, eh, o meglio migliaia di persone e centinaia di gruppi per essere ancora più precisi, tra questi anche tanti gruppi stranieri, Marianna. Sì, abbiamo davvero eh... accolto tanti tanti gruppi stranieri, in particolare due che ci hanno sì. Mandato un piccolo racconto della loro esperienza qui a San Giovanni Rotondo. Il primo è un, un gruppo proveniente dal Costa Rica, accompagnato da Monsignor eh, Daniel Francisco Blanco, che appunto ci racconta un po' qual è stata la sua esperienza qui nei luoghi di Padre Pio. E subito dopo un gruppo francese con un saluto davvero molto, molto originale. particolare, originale è vero. Ascoltiamo insieme i saluti di questi due gruppi. Buenas tardes a todos, queridos peregrinos, paisanos míos de San José de Costa Rica. Buenas, querido obispo de San José, Monseñor Daniel Francisco Blanco. Eh, veramente, pernoy, un piacere de que el peregrino son aquí con noi, aunque tú. Eh, Volvamos, estamos aquí en, en el Santuario Santa María de la Gracia. Estamos muy felices de recibirnos aquí a ustedes. Y queríamos hacer unas cuantas preguntas, solo tres preguntas, de, de por qué están aquí, el por qué está la delegación de Costa Rica presente en el corazón de San Pío. Y a usted, eh, querido obispo, le hacemos la pregunta, se la hacemos en italiano para todos los que ven en, en, en teleradio, ¿cuál es el censo de esta visita a San Giovanni Rotondo? Sí, eh, se llamó... Un gruppo della Costa Rica, come lei ha detto, siamo molto felici anche noi di essere qua. Eh, il senso della visita è perché siamo in un pellegrinaggio e San Giovanni Rotondo non può mancare in un pellegrinaggio. Eh, sono tante grazie che per l'intercessione di San Pio di Petrecina abbiamo ricevuto che certamente bisognava di, di essere qua per ringraziare. Dio e ringraziare l'intercessione di, di San Giovanni, di, 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 San, di, San, di San Pio di Pietrecina, qua in San Giovanni Rotondo. Sì. Come viene vissuta la devozione di padre Pio nella sua diocesi a San José e anche nelle Costa Rica? Sì. Qua ci siamo di, non soltanto dell'arcidiocesi dell di San José, ci sono anche di altre diocesi, ma mh, da tanti anni che. La devozione intorno a, a, San, a San Pio de Pietracina in Costa Rica è molto viva, eh, sono tanti gruppi in parrocchie, grupp, gruppi, grupp, gruppi di preghiera che, che ci sono in diverse parrocchie, in diverse chiese e c'è un gran gruppo anche nella cattedrale dell'Arcidiocesi Metropolitana in San José che si radunano ogni 23 di ogni mese per, per celebrare la messa. per per pregare, c'è un prete, un prete eh, cappuccino che, a, che accompagna questi gruppi. Eh, veramente in Costa Rica c'è una grande devozione a, a San Pio di Pietrelcina, tanto che dicono qua che è uno dei paesi che, che dove arrivano più pellegrini. Certamente, Monsignore, così. Eh, la ultima cosa che ti chiedo è che cosa avete affidato a Padre Pio in questo pellegrinaggio? Bueno, ognuno di loro han, hanno eh, lasciato qua le sue, le sue intenzioni le sue azioni di grazia so che, che anche loro hanno ricevuto delle grazie particolari per intercessione di San Pio di Pietrelcina ma anche in, in cuore abbiamo tante cose che chiedere al Signore per intercessione di San Pio eh, situazioni del paese, situazioni personali, di salute, di lavoro, di tante cose che, che possono avere nel cuore e che dà qualche sofferenza e, e anche come gruppo siamo un paese che vive, vive la pace e anche vogliamo chiedere per la pace nel mondo in questo momento. C'était un très joli pèlerinage. Je prie pour la paix dans le monde. Merci, Padre Pio. La paix dans le monde. Tanta bella cosa à toutes. <laughs> Content d'être venu à ce vous. Louons le Seigneur, grâce à toi, Seigneur. Grâce et l'ouange. Fraternité. De la joie. Et très bon partage tous ensemble. Merci à notre berger Vitalone. <ride> Merci Padre. Alle Bontà. Merci Padre Pio. Tutte semaine alla Merci Padre Pio per te grazie. Merci Padre Pio, E grazie ai gruppi provenienti dall'estero che eh, tante volte ci fanno giungere il loro saluto, ne ascolteremo anche altri nelle prossime settimane. Addio piacendo, chiudiamo allora, allora Marianna con gli appuntamenti del santuario. Per questa settimana e per i primi giorni della sì, prossima. Sì, prima di ricordare gli appuntamenti della settimana, volevo ricordare il momento di grande gioia che ha vissuto ieri, primo novembre, la Fraternità di San Giovanni Rotondo per i 72 anni di sacerdozio di Fra Ludovico Coccola. Quindi ha compiuto 97 anni lo scorso primo ottobre e, e, do, e ieri ha festeggiato appunto il, anche il suo anniversario di sacerdozio. Andiamo agli orari e ai vari appuntamenti. Sì, nonostante sia cambiato l'orario, eh, gli orari... Del santuario restano invariati per cui l'apertura dalle 7 alle 19. Mentre per quanto riguarda le celebrazioni, seguono dal lunedì al venerdì l'orario eh, seguente: alle 6:30 in chiesa Santa Maria delle Grazie, alle 7:30 in chiesa Inferiore, alle 10 e 11:30 nella chiesa di San Pio da Pietrelcina e alle 18 nella chiesa di Santa Maria delle Grazie. Nei giorni festivi, invece, è il sabato, alle 6:30 nella chiesa di Santa Maria delle Grazie, alle 7:30-10 e 11:30 11 nella chiesa di San Pio da Pietrelcina 16:30 Chiesa San Pio da Pietrelcina, 18 Chiesa Santa Maria delle Grazie e solo alla domenica 19:30 Chiesa eh, Santa Maria delle Grazie. Per quanto riguarda i prossimi appuntamenti, questo giovedì sera alle ore 20:45 avremo l'adorazione eucaristica a cura della eh, pastorale giovanile del santuario. Il venerdì invece, sempre alle 20:45 in Chiesa Santa Maria delle Grazie abbiamo la preghiera sotto la croce. Ricordo sempre tutti i fedeli che volessero raggiungere la loro personale intenzione possono farlo telefonando allo 0882 417 500 dal lunedì al giovedì. Sabato invece avremo il Santo Rosario, come abbiamo visto prima la fiaccolata è terminata, per cui dal sabato al mercoledì alle ore 20.45, dinanzi le spoglie di San Pio, quindi in chiesa inferiore, il Santo Rosario. L'ultimo appuntamento lo ricordo io per concludere, lo abbiamo già fatto la settimana scorsa, la traslazione delle reliquie eh, di eh, Padre Pio il prossimo 26 novembre. Ovviamente appena avremo tutti i dettagli saremo qui certo. a comunicarli ai nostri cari amici telespettatori che eh, vogliono organizzare il proprio pellegrinaggio qui a San Giovanni Rotondo. Tondo. Grazie Marianna, ci rivediamo la prossima Grazie settimana. Grazie a te.